Grazie Massimiliano. Ma, passerei la parola a ingegnere Resu, no, magari parli per ultimo, che ci parla di un'esperienza specifica, questa del gruppo, chiamiamolo così, dei problemi di trasporti del gruppo Clivati, sia sul versante degli approvvigionamenti che sul versante delle uscite. Due concetti lasciati da Massimiliano Manca che mi pare opportuno evidenziare. Stiamo parlando di un'attività pienamente e totalmente nell'ambito del settore privato e quindi bisogna che ci dimentichiamo l'eventuale funzione surrogatrice che il pubblico può avere rispetto a questi temi, prendere atto di questo. La seconda cosa è che questo territorio, cercando di far intrecciare i concetti che sono stati posti rispetto a questo territorio, deve fare uno sforzo maggiore rispetto ad altri territori in cui un po' la logistica si è sviluppata, parlando di processi produttivi, di organizzazione della logistica, e poi tener conto che esistono formule leggere, così le interpreto io, che ragionando più sul versante dei trasporti, sul versante della logistica, possono sortire dei risultati. Non sono concetti semplici, in particolare in un territorio in cui l'apparato produttivo, salvo alcune eccellenze, è tutto sommato non particolarmente sofisticato. Ottana Energia, Ottana Polimeri invece rappresenta, chiamiamo così, una dimensione industriale realmente, direi molto professionalizzata, e quindi ascoltiamo un po' l'esperienza di questo gruppo. Sì, sono Andrea Resu, responsabile della logistica appunto di Ottana Polimeri, grazie per l'invito e speriamo di cogliere qualche risultato, di fare due chiacchierate oltre a presentare ognuno diciamo il nostro lavoro. Due parole proprio brevissime su Ottana Polimeri e Ottana Energia. Sono due aziende che, come sapete, sono stabilite nel complesso industriale di Ottana. Ottana Energia 130 dipendenti, 100 milioni di fatturato, Ottana Polimeri 110 dipendenti su per giù e 250 milioni di fatturato, quindi sono probabilmente le due aziende, cioè sono sicuramente le due aziende che come numeri, come fatturato, sono le più importanti presenti nella provincia di Nuoro. 130 dipendenti più 110 più ovviamente tutto l'indotto, se solo parliamo della parte diciamo legata alla logistica, con 30 camion mediamente che escono con i prodotti finiti dal magazzino di Ottana e 30 cisterne, 30 autobotti che arrivano a Ottana con il paraxilene piuttosto che con l'olio combustibile o l'olio vegetale, si parla di 60 viaggi al giorno e quindi sono più o meno 60 posti di lavoro diretti proprio di autisti. Quindi Ottana Energia, come sicuramente sapete, fornisce energia elettrica, la vende sul mercato nazionale, fornisce energia elettrica a Ottana Polimeri, che ha un bel consumo di energia elettrica, poi molto importante fornisce le utilities cosiddette, quindi il vapore a una certa pressione, l'aria, l'acqua demineralizzata e tutta un'altra serie di, diciamo, di servizi che sono fondamentali perché poi Ottana Polimeri possa trasformare il paraxilene che arriva da Sarroch e gli altri additivi che vengono utilizzati diciamo nel processo produttivo, che poi servono a produrre il PET, che non è nient'altro che la plastica che poi viene utilizzata per le bottiglie di plastica che vediamo e che vengono utilizzate soprattutto nell'ambito alimentare, ma pian piano anche in altri ambiti, però diciamo che per il 90% soprattutto nell'ambito alimentare. Ottana Polimeri esporta il 100% della sua produzione, quindi tutto quello che noi produciamo va fuori dalla Sardegna. In tre anni ormai che c'è Ottana Polimeri, forse all'interno della Sardegna avremo fatto 10 carichi. Questo è ovviamente un elemento importante, siamo proprio un'industria di trasformazione vera e propria. Tutto quanto si muove su gomma, non c'è un treno che passa nelle vicinanze, al di là che poi possa servire o no, noi siamo comunque costretti ad andare su gomma, sia per quanto riguarda la parte di input, quindi l'arrivo delle materie prime da Sarro piuttosto che da Oristano a Ottana, sia per tutto quanto quello che concerne l'export. Per quanto riguarda l'export, noi utilizziamo tutti i porti che ci sono in Sardegna, quindi ci sono delle tratte che devono essere fatte da Porto Torres, altre da Olbia, altre da Cagliari,
e utilizziamo anche abbastanza frequentemente il Porto Canale, che è un'infrastruttura molto importante, che è nata, diciamo, come più che altro come porto di transshipment, quindi non specificatamente come, sì, diciamo, come porto da utilizzare per i prodotti SAP. Invece ultimamente sta aumentando le sue percentuali, diciamo, di utilizzo per quanto riguarda l'import e l'export della Sardegna, e credo soprattutto le cave di Orosei se ne servano in maniera molto importante. E un'altra azienda che è presente sempre nel polo di Ottana è Biopower, che produce anch'essa energia elettrica utilizzando però l'olio vegetale. L'olio vegetale arriva con delle navi che vengono poi, diciamo, svuotate in serbatoi che sono di proprietà sempre dell'azienda, che sono siti nel porto di Oristano a Santa Giusta. Proprio due numeri sulla logistica di Ottana Polimeri. Abbiamo un magazzino enorme, sono quattro campi di calcio, 30.000 metri quadri di magazzino, quattro magazzini esterni che ci servono nella configurazione attuale per gestire dei piccoli stock che possono servire per, come dire, aiutare i nostri clienti nei momenti di emergenza, nel caso in cui noi non si riesca a fornirli direttamente dal magazzino di Ottana, e che ci servono anche come punto di rilancio della merce, quindi come transit point o cross dock, come vogliamo chiamarlo, per clienti soprattutto all'estero. Quindi abbiamo ad esempio un piccolo magazzino a Bari, un piccolo spazio a Bari che ci serve per fare i rilanci in Grecia, piuttosto che dei magazzini a Novara, un magazzino a Novara che serve per la Francia, un magazzino a Bergamo da cui facciamo partire la merce per la Svizzera, piuttosto che per la Slovenia, per la Repubblica Ceca quando c'è bisogno. Come volumi, no, un'altra cosa importante, abbiamo 30 fornitori, forse in certi periodi siamo arrivati anche ad avere 50 fornitori di servizio, tra trasportatori, società spedizionieri e quant'altro. E qui mi collego un po' a quello che diceva prima Massimiliano sul discorso di terziarizzare o meno la logistica, intendendola proprio come governo del processo. Noi abbiamo fatto una scelta forse un po' strana, però abbiamo deciso di portare tutte le decisioni a casa. Quindi, mentre prima con Equipolymers, da cui Indorama e Ottana Energia con la joint venture che poi ha preso il nome di Ottana Polimeri, quindi Ottana Polimeri ha acquistato gli impianti che già esistevano e che prima erano gestiti da Equipolymers, Equipolymers preferiva fare dei tender un po' a lungo raggio, quindi con dei contratti un po' più lunghi. Noi abbiamo preferito portare tutto quanto a casa, fare una gestione diretta, ampliare tantissimo, a volte penso fin troppo, vedendo il numero di telefonate che mi arrivano ogni giorno sul telefonino, il numero di fornitori, perché sappiamo che ogni fornitore ha il suo punto di eccellenza. Quindi il vettore A, che è fortissimo sul nord-est, mi sa dare un ottimo servizio sul nord-est, io lo utilizzo solo per il nord-est. Il fornitore B, che invece è spettacolare sulla Sicilia, ma che non fa la Calabria o la Campania, io lo utilizzo solamente con la Sicilia. Questo mi permette di fare due cose: sia di avere ovviamente un costo inferiore, che per noi è assolutamente basilare, ma soprattutto di avere un servizio all'altezza. Questo è, tornando al tuo discorso di prima, che dicevi che la logistica è vista spesso come un costo. No, la logistica è un servizio. Perché quando un'azienda come la nostra va a competere con importatori che portano il prodotto come una commodity, quindi tra virgolette non difficilissima da fare, quindi ci sono questi fornitori coreani piuttosto che cinesi che portano intere navi container e che invadono il nostro mercato, riuscire a dare un buon servizio, quindi garantire le consegne in 2-3 giorni dal momento in cui noi riusciamo a portare l'ordine a casa, in 2 giorni portare la merce direttamente dal cliente, forse è uno dei fattori che può garantirci, diciamo, l'esistenza per i prossimi anni, perché quando la nave container arriva in ritardo di una settimana il fornitore rischia di rimanere veramente senza prodotto, e in quel momento lì, se noi siamo bravi e riusciamo ad accontentare il cliente, abbiamo preso qualche punto e magari riusciamo a tenerci il contratto anche per l'anno successivo. Tutto qua. Sono convinto, era ironico. No, e poi altre due cose riguardo sempre i numeri: 200.000 tonnellate movimentate nel 2011, 150.000 tonnellate movimentate nel 2012. Sono, insomma, dei bei numeri. Siamo arrivati a fare anche qualcosa come 55 carichi in una sola giornata.
E anche per fare questo il governo deve essere interno, perché altrimenti se tu ti affidi completamente a un esterno, lui ti dice: io ho 12 persone perché tu me ne paghi 12, e io con 12 persone come da contratto ti faccio 30 viaggi, se poi ne hai di più arrangiati. E anche questo è importante, insomma. Sì, io direi che chiudo brevemente qua proprio il mio intervento, mi riservo poi di intervenire su altro. Grazie. Sì, vorrei fare due sottolineature giusto per cucire gli interventi, ma non passa nessun treno, il termine treno finora non era stato pronunciato da nessuno, molto semplicemente perché non esisto. E naturalmente i problemi della mobilità in Sardegna, sia che parliamo di merci, ma anche se parliassimo di passeggeri non sarebbe molto diverso, scontano il fatto che in Sardegna non esiste, oggi possiamo dire che non esiste, 10 anni fa avremmo detto che esisteva poco, oggi non esiste nessuna possibilità di fare trasporto utilizzando la modalità ferroviaria. Adesso non infiliamoci in questo tema, ma naturalmente... Intervengo per dire che forse il treno a noi non sarebbe di nessun aiuto. Sì, no, sto prendendo di spunto. Sto prendendo lo spunto per dire due cose. Una, che è una regione anomala, nel senso che fra i modi di trasporto non viene inserito quello ferroviario. L'altro, che questa tua considerazione sta a dimostrare quanto banale fosse, per esempio, la proposta che per circa 15 anni il movimento sindacale e anche quello degli enti locali ha tenuto nel centro Sardegna, quando si batteva per la realizzazione della bretella ferroviaria tra Ottana e Borore. Alla luce di queste considerazioni, credo che possiamo dire che spesso nel nostro territorio le rivendicazioni sono frutto di una stantia ripetizione di concetti mai verificati, questa ne è la prova. La seconda sottolineatura è la come si è modificata la testa della logistica nel momento in cui l'azienda è passata da Equipolimers a un gruppo che ha testa e piedi qui. Prima tutti i contratti di movimentazione venivano gestiti da una multinazionale, credo in Germania, che trattava la mobilità di questo stabilimento insieme alla mobilità delle merci di tutti gli altri stabilimenti del gruppo, con una differenza di scala che poi scaricava sull'anello periferico tutti i costi e le diseconomie di cui si parlava prima. E invece avere un'azienda che ha testa e piedi qui consente di invertire l'ordine della gerarchia delle decisioni, e nel bene e nel male, sia che terziarizzi molto sia che terziarizzi poco, questo sistema di decisione comunque viene stabilito qui. Bene, abbiamo imparato alcune cose di cui non eravamo a conoscenza. Io adesso cedo la parola a Massimo Mura. Massimo Mura è una persona importante rispetto a questi ragionamenti, perché è macomerese, ma è anche un soggetto professionale che credo da molti anni, Massimo, insomma, da una ventina d'anni ha un ruolo primario nell'organizzazione di una grande compagnia di navigazione che fa sia passeggeri che merci, e che quindi, come dire, ha un punto di vista globale e locale sul tema. E a lui ripeterei questa domanda che faceva all'inizio, alla quale non lo so se stiamo dando una risposta, ma vedendo il mondo dal punto di vista di questo territorio, è pensabile che rafforziamo la logistica oppure no, oppure diciamo questo tema per noi è come per gli altri territori? Prego. Buonasera a tutti, grazie. Un pochino di emozione, non sono abituato a parlare a casa, sono abituato ad altre platee fuori, farlo in casa un pochino mi crea un po' di soggezione, vediamo se riusciamo a sbloccare. Chiedo una cortesia, se per favore mi può lanciare la presentazione. Io faccio da tanti anni direttore commerciale merci di una compagnia di navigazione. Chiaro che parlare a Macomer di shipping
passatemi una battuta, oggi non ha l'intenzione di immaginare un porto a Bosa o creare, immaginare un ruolo di retroporto per Macomer. No, il mio contributo oggi è semplicemente quello che per ovvi motivi vede passare sulle navi, quindi in particolare sui traghetti, diciamo il 90% o il 95% dei flussi merci che si muovono da e per la Sardegna. E il mercato in questo momento certamente non è un mercato florido. Vi do un focus molto veloce su quella che è la curva e l'andamento dei volumi. Il trasporto merci sulle navi si esprime per quel che riguarda i traghetti e quindi per buona parte dei trasporti in Sardegna in metri lineari, perché sono un'unità omogenea con la quale si riescono a mettere insieme qualunque tipo di mezzo commerciale o quant'altro si muova. Come vedete, ai noi la Sardegna paga una flessione rispetto ai movimenti negli ultimi 5 anni, che sono dettati da fattori economici per buona parte esterni alla Sardegna. Questo perché è importante? È importante perché all'interno di questa crisi poi vi sono però delle dinamiche particolari. Piccolo focus, molto veloce, questo chiaramente è un campione, mi sono divertito a tirar fuori le grandi aree macroeconomiche di quelle che sono le attività merceologiche, le tipologie merceologiche movimentate per gran parte sui traghetti nell'area in particolare del nord Sardegna. Come vedete, il dato di import sul 2013 vede nonostante tutto una crescita di tonnellate, cioè i consumi in Sardegna hanno mosso più merce in termini di chili, cioè in termini di tonnellate c'è stato un movimento, ma all'interno di questo dato vorrei sottolinearvi un punto fondamentale. Ci sono dei settori nell'import in Sardegna, scusate, sono andato forse troppo avanti, no, questo è l'export, non gira, si è fermato, ok, questo è l'export dalla Sardegna. Come vedete, i valori più importanti nelle attività merceologiche di prodotti che vengono esportati dalla Sardegna viene concentrato soprattutto su due grandi aree: prodotti alimentari per centinaia di migliaia di tonnellate, e alla penultima riga, come potete vedere, ci sono oltre 360.000 tonnellate di merci che vengono importate in Sardegna, che vengono definite merci raggruppate. Perché sottolineo questo aspetto? Perché oggi si parla di logistica e l'espressione sulle navi di quello che viene poi sviluppato da un sistema logistico viene definito merci raggruppate. Cosa vuol dire? Che un terzo delle merci trasportate nei primi 10 mesi dell'anno viene operato da operatori logistici prevalentemente continentali, tranne due soggetti sardi di grandi dimensioni, in un sistema di raccolta su piattaforme sulla base della terraferma in Italia e rilanciato sulla Sardegna. Se torniamo indietro, vi faccio vedere un piccolo confronto. In basso avete l'export della Sardegna e in alto i dati di sintesi dell'import della Sardegna. Di 1 milione di tonnellate di merci trasportate in export della Sardegna, oltre 600.000 sono minerali, che si traducono in sabbia. Sabbia si dice che è la materia prima più utilizzata per la produzione di ceramiche a Sassuolo, granito ed affini. Come potete vedere, le merci raggruppate nel rapporto rispetto all'import sono praticamente il 20%. Cosa significa? E perché parlare di queste cose a Macomer? E perché lanciare questa provocazione? È una provocazione che abbiamo preparato
in altri incontri precedenti, perché questi numeri che cosa indicano? Indicano che probabilmente in alcuni settori dell'export la Sardegna paga un gap strutturale, un gap di offerta, un gap di occasioni, gap che pesa moltissimo nella esportazione, nella competitività delle merci nell'export, in particolare sulle piccole e medie produzioni. I fenomeni che si stanno sviluppando con un focus sull'agroalimentare sono fenomeni che indicano che i produttori che importano le merci in Sardegna ormai si appoggiano per poter penetrare i loro mercati su delle piattaforme che producono un sistema di gruppage. Cioè, cosa vuol dire gruppage? Vuol dire raggruppare le merci, più tipologie di merci, per essere inviate a un unico destinatario o a pochi destinatari. Questo significa che la raccolta avviene da più conferitori, da più clienti, e viene rilanciata in Sardegna. È evidente che c'è un grosso problema in questo momento per quel che riguarda l'export dell'agroalimentare. L'agroalimentare in Sardegna probabilmente non ha le dimensioni che hanno alcune industrie continentali, e quindi la logistica in quest'ambito potrebbe veramente fare la differenza. Massimiliano prima parlava di reti. Credo che le reti debbano essere il collante necessario per poter creare competitività e del territorio e soprattutto dei produttori di piccole dimensioni che oggi non riescono a produrre delle economie di scala, di grandi volumi, e quindi non riescono a penetrare i mercati e non riescono a essere competitivi. Perché questa provocazione a Macomer? Perché confrontandomi con alcuni operatori di questo settore, in particolare del gruppage dell'agroalimentare, c'è stata un primo approccio, un sondaggio, soprattutto visto che io sono sardo più che per il mestiere che faccio, nel capire se c'erano le modalità per poter produrre degli investimenti in questo settore, perché operando con le merci in entrata si sono resi conto che questa modalità non è sviluppata in questo momento in Sardegna, è molto poco sviluppata, e quindi essendo molto poco sviluppata poteva produrre delle volontà e delle voglie di investimento in questa direzione. Cosa ha bloccato un attimino la loro spinta iniziale emotiva? Il problema è che l'attrezzatura di cui tu parlavi prima, Gianni, probabilmente non è l'attrezzatura adeguata. Questi sono per lo più operatori abituati ad andare a lavorare e comprare i servizi dai grandi interporti oppure dai grandi centri agroalimentari. Le piattaforme di Bologna, di Cesena, di Verona, di Treviso danno un prodotto chiave in mano che non deve necessariamente determinare un investimento in conto capitale su una attrezzatura. È pronta, è lì, la affittano, la usano, la sfruttano, la rilanciano. Quando vedono che il mercato può essere maturo, allora scatta l'investimento in conto capitale. Lì si è fermato un attimino la spinta emotiva nell'investire in questa direzione. Hanno giudicato Macomer come un territorio molto interessante perché nella sua centralità e nella sua non grande distanza dai porti, perché comunque ragioniamo in termini di 100-120 km dal porto di Olbia, da 100 dal porto di Porto Torres, quindi sono per gli operatori, diciamo, continentali, sono distanze molto brevi, sono quasi un'attività che loro svolgono quotidianamente in ambito regionale, quindi questo non è un limite, anzi può essere un vantaggio. Quello che loro vedono è che lo stesso vantaggio che ne hanno nel raggiungere il porto può essere, se sviluppato in termini positivi e stimolato nei confronti di un sistema di rete dei piccoli produttori, dei medi produttori, lavorare al contrario, cioè consentire che la centralità di Macomer lavori come valore aggiunto per far conferire le merci, raggrupparle, rilanciarle e avere opportunità di vendita. Opportunità di vendita che ovviamente
anche nel momento in cui la logistica viene fatta insieme, consente un approccio commerciale comune nei confronti del distributore. Quindi il valore aggiunto che la logistica trasmette in questo caso non è di per sé solo il trasferimento delle merci da produttore alla piattaforma e che rilancia, no, il mettere insieme questo tipo di opportunità significa andare dal buyer della grande distribuzione e dirgli: ok, il mio catalogo è fatto di pane, formaggio, latte, frutta, verdura, ti do queste opportunità. Questo secondo me potrebbe essere un modello che già è implementato in tante altre regioni d'Italia, quindi facilissimo da copiare, non è così difficile, che probabilmente potrebbe essere uno spunto per pensare ad un ruolo un pochino diverso di quello che è l'infrastruttura poi comunque di capannoni e di investimenti che ci sono stati intorno a Macomer. Credo che ci sia solo la necessità di riqualificarli, perché hanno bisogno di essere adeguati alle esigenze di questi operatori. Però se si dovesse ragionare in termini di stimolo verso questa direzione, è sicuro che il territorio ne avrebbe un grande giovamento, perché non dimenticatevi che la logistica produce occupazione, la logistica significa posti di lavoro, la logistica significa posti di lavoro anche qualificati, perché non pensate che la logistica produca solo i facchini che scaricano le cassette da camion. Qui parliamo di operatori, la logistica oggi viene fatta fondamentalmente da flussi informatici che devono partire da piattaforme intermodali e che arrivano già al destinatario della merce, il quale viene informato che quella cassetta di frutta viene caricata sul camion che sta partendo e che nel giro di 24 ore sarà presso il suo magazzino. Quindi questo significa persone qualificate. Questo era uno spunto, ed è uno spunto che nasce da anche un'analisi delle dinamiche del prezzo del trasporto in Sardegna. Bisogna sfatare un attimino un mito, ed è molto semplice. Il prezzo del trasporto delle merci, soprattutto in export alla Sardegna, viene percepito come un prezzo di trasporto molto elevato. Ma perché? Ve l'ho dimostrato prima. Se il 50-60% delle merci che noi esportiamo sono merci a bassissimo valore aggiunto, è chiaro che l'incidenza del costo del trasporto rispetto a un prodotto di basso valore aggiunto arriva ad avere anche il 210%. Di contro, a che tariffe importiamo? Noi stiamo importando in questo momento a percentuali sul costo del trasporto che vanno sui prodotti alimentari, per esempio, intorno al 3% del valore. Significa 0,35, 0,55 centesimi di euro al chilo per merce media. Noi esportiamo merce che triplica il suo valore per mezzo del trasporto e importiamo merce la cui incidenza è bassissima. Quindi un pochino in contraddizione con quello che diceva la professoressa, oggi l'insularità e forse anche la presenza delle navi ha creato questo tipo di approccio. Il problema qual è? Che chi ha capito questo tipo di approccio lo sfrutta per importare merci in Sardegna. Se provassimo a ragionare un secondino al contrario, saremmo anche noi in Sardegna in grado di sfruttare questo tipo di opportunità per esportare. Grazie, per ora ho finito. Grazie.